Ti dico solo una cosa, poi me ne vado. Mi dispiace. Non voglio che torni a casa e pensi di non essere in grado di amare. Non è così. Tu puoi amare. Un giorno incontrerai qualcuno e con lui sarai molto felice. Non succederà come tra i tuoi genitori. E neanche come tra te e me. Allora, ci vediamo. E lei? Che c'è? Tu esattamente cosa vuoi? Cosa voglio io? Sì. Tu. Io vorrei che non fosse tutto così incasinato. Vorrei conoscere tua sorella. Vorrei vivere al tuo fianco, così potrei chiamarti testa di cazzo e farti capire che sei tu l'unica persona che amo. E lei? Non so come andrebbe a finire. Ti aspetterei alla cassa col portafoglio in mano, può darsi. Ma se dipendesse da me, sceglierei di avere... Sta zitto. Adesso vado. L'autista mi sta aspettando, quindi vado, va bene? Ecco dove ti eri cacciato. Ah, ciao, Eli. Ciao. È meglio che... oppure non è un problema? No, no, rimani pure. Che cosa hai fatto i capelli? È stato Brett, ma è una lunga, lunga storia. Ok, adesso mi riposo un attimo. La festa non è divertente? Oh, lo era fino a 2 minuti fa. Che è successo? Andava tutto bene, stavamo facendo il trenino e di colpo ho dato di stomaco. Il bambino? No, mi è venuto addosso il cugino di Brett e così ho vomitato, sapete. Credo che Brett sia l'unico normale della famiglia. Già. Il più strano è suo fratello Mitch, è davvero fuori di testa. Ah, il suo sogno è di entrare in un circo. Dice di essere capace di ingoiare la sua gamba. Oh, come va qui? Ci si diverte? Cosa facevi? Parlavamo della tua famiglia e di quanto è simpatica. Ok, mi giro la testa. Devo essere veramente stonato. Credo di aver appena baciato il rabbino, è così? Ce lo siamo giocati. Salti? Venite a ballare, la mia famiglia vorrebbe vedere 2 uomini in azione. Intendi tu e io? No. Intendevo noi due. Non credo. Andiamo. Alzate le chiappe, muovetevi. Sarà divertente. Vieni, tesoro. No, adesso ci scateniamo. Guardate che stile, è così che si muovono i fianchi. Destra, sinistra, destra, sinistra. Forza ragazzi, non vi fermate. Oh. Devi andare piano, giù. Piano, così. No, abbiamo fatto stare Ginger Roger qui. Sai una cosa? Ho finalmente visto Diacolvento. E? Mi è piaciuto. Oh, era ora. Sì, vedi, credo che Rossella alla fine realizzi che era solo una paura a farla fuggire dall'uomo che voleva che... Hai capito? Che l'aspettassi alla casa? Già. E sai cosa penso di Rhett Butler? Cosa? Che alla fine impazzì. O impazzì.
If the silence doesn't kill it, then illusion will. Then you're staring at the sky, but the moon ain't gonna pay our bills. And we're laughing about it loud, when oh, you know it ain't no joke. See them cake the rose with glitter, trade your dreams for smoke. Teardrops in the treetops, the wind is whistling through the mountain's teeth. Some